Ti dico, un dicembre nero, la Roma non fa fatica a ingranare. Cosa è successo da dopo il derby vinto? Dopo il derby vinto, se mal non ricordo, in dicembre abbiamo qualificato a ottavi di Champions League, non abbiamo fatto male, dobbiamo essere conscienti di noi e lavorare ancora di più. Come si supera questo momento? Solo col lavoro o c'è anche da fare qualcosa tatticamente da migliorare? Dobbiamo lavorare in tutti gli aspetti, no? La cosa più importante è che mancano tante partite e che abbiamo la voglia di riprendere questi punti persi che abbiamo perso per la strada che abbiamo lasciato, quindi dobbiamo lavorare e lavorare. Sono aumentate le distanze con il Napoli, che ieri insomma si è laureata campione d'inverno. Come si può in questo momento accorciare le distanze con un avversario che in questo momento sembra comunque molto più in forma della Roma? No, penso che dopo la sconfitta contro il Napoli eravamo alla stessa distanza che adesso, eravamo noi con 15 punti e loro con 24, a 9 punti, penso che adesso siamo a 9 punti se non sbaglio. Abbiamo ripreso qualche punti, pure io ho parlato dopo la sconfitta con il Napoli che mancavano tanti punti, che potevamo riprendere la situazione guardando partita a partita, pensando partita a partita e lavorandola. Eppure avendo perso qualche punti come contro il Chievo, Genova, che non dovevamo perdere, che avevamo fatto tutto per vincere, quindi dobbiamo essere positivi, lavorare e lavorare ancora di più, che guardando partita a partita dobbiamo lavorare. Ma in questo momento è più un problema fisico o mentale? Oppure è una crisi di tutte e due le cose? No, noi dobbiamo lavorare, come ho detto, in tutti gli aspetti e guardare avanti partita a partita, che io conosco questa squadra, ogni giocatore ha la voglia di lavorare e di riprendere questi punti persi che avevamo lasciato. Ultima cosa sulle palle alte, è il terzo gol Torino-Juventus, oggi è il terzo gol che la Roma subisce la colpa di testa, c'è un problema specifico sulle palle alte? No, non penso che colpa attacco, di difesa, di giocatori, io penso che dobbiamo lavorare, guardare avanti e lavorare ancora di più. Grazie.